Oltre 2000 kg di peso, trazione 100% elettrica, prezzi intorno ai 60.000 euro. La nuova BMW X1 sarà la versione giusta per proseguire il successo del modello più venduto negli ultimi 7 anni per la BMW? La nuova X1 raccoglie un testimone pesante. Basti pensare che in Italia ogni 4 BMW vendute, una è proprio questa SUV compatta. Rispetto al modello uscente le dimensioni non variano granché, con 5 cm in più in lunghezza per un totale di 450 cm da un paraurti all'altro. Ma tutto il resto cambia, e come? A partire dallo stile moderno e imponente, passando per gli interni tecnologici e non ultimo per la meccanica. La terza generazione della BMW X1 porta al debutto anche una versione completamente elettrica, che è appunto la X1 del nostro test di oggi, che si distingue dalle altre versioni per pochissimi dettagli, come il contorno blu attorno al logo, oppure, a meno di non rinunciarci, degli inserti blu alla base del paraurti, che in questo caso non vediamo, e lungo le fiancate. Dello stesso colore può essere pure il contorno della grande mascherina, che ovviamente è cieca, visto che parliamo di un'auto elettrica. A scelta del cliente possono essere neri oppure blu elettrico anche questi inserti alla base della fiancata, mentre non cambiano rispetto alle altre versioni altri particolari, come le maniglie a filo della carrozzeria, che contribuiscono all'efficiente CX di soli 0,26. A questo risultato contribuiscono le feritoie che convogliano l'aria dai paraurti all'esterno delle ruote anteriori per ridurne i vortici e il generoso spoiler posteriore che accomuna tutte le versioni, da quella base a benzina alla più potente, cioè proprio la iX1. Tutte nascono dalla stessa linea di montaggio, in Germania, a Regensburg, per seguire nel modo più flessibile possibile le richieste dei clienti, che hanno una scelta quanto mai ampia, anche in fatto di elettrificazione, con addirittura 2 versioni plug-in a benzina e 4 mild hybrid, di cui la metà a gasolio. Certo, nel caso della iX1 l'asticella del prezzo sale ancora un po'. E si parte da circa 58.000 euro per la versione base e si arriva a 62.350 euro per la M Sport del nostro test. Questi prezzi si confrontano con i 40.500 euro di attacco di una 1500 a benzina da 136 cavalli a trazione anteriore. Se invece parliamo di versioni 4x4, si va dai 48.600 euro della xDrive 20D da 150 cavalli fino ai 55.550 della xDrive 23D da 211 cavalli, pochi se confrontati con quelli del modello che proviamo oggi. Nella X1 infatti la trazione integrale è ottenuta con 2 motori, uno davanti e uno dietro, per 313 cavalli complessivi, di cui 41 grazie alla funzione boost. La batteria ha una capacità effettiva di 64,7 kWh, che sono sufficienti, secondo la casa, per percorrere in media quasi 440 km. La sottile batteria è posta sotto il pavimento e in parte sotto al divano e non sottrae spazio né al guidatore né ai passeggeri posteriori, che viaggiano comodi come del resto sulle altre versioni della X1. Il vero dubbio, semmai, è nel portarsi in giro oltre 350 kg in più rispetto a una versione a benzina. Ma questo lo verifichiamo provandola. In partenza la generosa coppia di quasi 500 Nm ben dissimula gli oltre 2000 kg di peso a vuoto della nuova BMW X1. Basti pensare che con la funzione boost la casa di Monaco dichiara solo 5,6 secondi per lo 0-100. Pure la frenata è vigorosa e accoppia bene la fase di recupero dell'energia elettrica e l'azione meccanica delle pinze sui dischi. Entrando decisi in curva l'inerzia si fa sentire, ma adottando invece una guida più fluida ma comunque veloce, la BMW X1 garantisce una buona precisione e un'elevata tenuta di strada. Merito delle sospensioni solide, dello sterzo piuttosto reattivo e delle gomme, nonostante in questo caso stiamo utilizzando una vettura con ruote di 18 pollici, pensate che sulla X1 si può arrivare anche a 20 pollici, che è la misura più elevata mai adottata appunto per una BMW X1.
Il comportamento della X1 cambia parecchio al variare delle modalità di guida, soprattutto nelle prime tre, che vanno da Efficient a Sport, e modificano la risposta di motore, sterzo e sospensioni, privilegiando lo sprint o i consumi. Nel nostro test, alternando tratti più veloci a trasferimenti in cui abbiamo tenuto d'occhio l'efficienza, in quasi 200 km abbiamo utilizzato il 60% circa di energia, un valore che rende realistico pensare di poter fare 350 km con un pieno, e guidando più tranquilli si possono superare i 400. La posizione di guida è comoda, si sta seduti piuttosto in alto, si domina la strada e comandi pochi essenziali sono qui in questa console sospesa fra le poltrone. Con pochi tasti si richiamano le varie funzioni dal menu del sistema multimediale, per esempio le modalità di guida, basta premere un tasto e poi si seleziona qui dallo schermo quella che si preferisce. Tuttavia poi, se voglio tornare a vedere il navigatore, devo ripremere un altro tasto e questo non è proprio pratico. Dicevamo del comfort della posizione di guida, va però detto che buche ed ossi più marcati non sono perfettamente filtrati. Questo perché nella taratura delle sospensioni piuttosto solide ha prevalso l'esigenza di tenere ridotto il rollio. Per contro, il comfort acustico è buono anche in velocità, perlomeno se parliamo di quello generato dai frusci aerodinamici, che non si avvertono. Si avverte invece un po' di più il rumore di rotolamento dei pneumatici e la rumorosità esterna, quella prodotta dalle altre vetture. Quanto ai sistemi di assistenza alla guida, si può avere anche la guida semiautonoma di livello 2, che quindi permette di viaggiare veramente rilassati, ovviamente è un optional. A proposito di comfort, i sedili sono accoglienti e morbidi e volendo possono offrire massaggio lombare, rilassante o energizzante in base alle modalità di guida. Comodo pure il divano, con lo schienale regolabile nell'inclinazione. Ma come nella plug-in e a differenza delle altre versioni con motore a combustione interna, la seduta non può scorrere di 13 cm per ampliare al bisogno lo spazio a disposizione per i bagagli. Per la verità 490 litri di capacità non sono pochi, anche se le versioni mild hybrid ne offrono 10 in più e quelle non ibride addirittura 50, mentre con le plug-in non ci sono differenze. Sotto il piano di carico troviamo un ampio vano per i cavi. Di standard la ricarica della X1 può avvenire in corrente alternata monofase fino a 11 kW e stando alla casa richiede 6,5 ore per un pieno, che scendono a 3 ore e 45 minuti col caricatore opzionale da 22 kW. Meglio quindi collegarsi a una colonnina rapida in corrente continua da 130 kW. In questo caso bastano 29 minuti per passare dal 10% all'80% di energia immagazzinata. La fase di ricarica può essere monitorata, oltre che dal telefonino, dal sistema multimediale e può essere programmata, per esempio per ricaricare nelle ore notturne dal garage di casa. Sempre parlando del sistema multimediale, si apprezza la grafica moderna e curata dello schermo di 10,7 pollici, intuitivo da utilizzare e molto reattivo. Fra le particolarità, il navigatore con realtà aumentata, ovviamente un optional. Meno pratico il cruscotto di 10,3 pollici, che si raccorda in una moderna cornice ricurva. La strumentazione non è delle più configurabili, né di immediata lettura. La grafica cambia in base alle modalità di guida, soprattutto nelle fasce esterne, e al centro può mostrare diverse informazioni, incluse le mappe del navigatore, ma non a tutto schermo. E voi puntereste sulla prima versione elettrica della BMW X1? O preferireste una delle versioni più tradizionali con motore a combustione interna, magari mild hybrid o plug-in? La scelta non manca, a voi la parola!